L'Università di Foggia dà vita ad una nuova biblioteca e lo fa nella palestra ex GIL. Il sistema bibliotecario dell'Ateneo dunque si arricchisce di una nuova struttura destinata non solo ai dipartimenti di area economica, ma per la sua posizione centrale in città, a tutti gli studenti che vogliano utilizzare gli spazi per le attività di studio e di ricerca. La sede è dunque l'ex palestra GIL, ristrutturata grazie ai fondi regionali, con l'obiettivo di far rinascere un edificio storico che si colloca nelle vicinanze dei due dipartimenti di area economica e che al suo interno conserva, grazie al progetto di musealizzazione, lo scavo di una tomba risalente al periodo neolitico, visibile nella sala lettura. La nuova biblioteca di area economica, che si trova tra via Marina Mazzei all'angolo con via Cagese, si pone l'obiettivo di diventare a Foggia il centro culturale di tutta la città, moderna ed inclusiva, con un ricco patrimonio librario al servizio della didattica universitaria e di tutta la comunità foggiana, un luogo di incontro e di crescita anche civica, soprattutto un luogo aperto ai giovani. La Regione Puglia ha investito 125 milioni di euro per realizzare 123 nuove biblioteche di comunità che hanno interessato 115 comuni, grandi e piccoli, in Puglia e i principali Ateneo. Sono particolarmente orgoglioso dei risultati che con questa linea di investimento abbiamo raggiunto, ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che sarà presente all'inaugurazione. Nella biblioteca di area economica, il cui allestimento e start-up dei servizi conclude il progetto Oasi dell'UNIFG, finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dell'avviso pubblico Smart in Puglia Community Library, sono previsti 112 posti di lettura interni oltre a quelli all'esterno in giardino. I volumi collocati sugli scaffali sono più di 13 e saranno liberamente accessibili dagli utenti, che avranno a disposizione le postazioni per la consultazione delle banche dati del sistema, anche con dispositivi propri collegabili attraverso i tavoli lettura attrezzati all'impianto Wi-Fi. La biblioteca dispone anche di attrezzature per ipovedenti e non vedenti, per consentire agli utenti con disabilità visive e problemi di lettura a video di accedere alle risorse elettroniche. Infine, la nuova struttura sarà sede anche di iniziative rivolte alla comunità, sia nell'ambito della terza missione dell'Ateneo, sia aprendo agli spazi e alle attività del sistema bibliotecario. La cerimonia si chiuderà con la consegna del sigillo dell'Università al Presidente della Regione Puglia.